Ultimo è il vincitore delle nuove proposte, la fidanzata Federica Lelli, sei il mio orgoglio, ti amo. La quarta puntata del Festival di Sanremo 2018 ha decretato il vincitore della categoria Nuove Proposte. A convincere il pubblico da casa, i giornalisti della sala stampa e la giuria degli esperti è stato Niccolò Morricone in arte ultimo con il brano intitolato Il ballo delle incertezze. A sostenerlo nell'esperienza sanremese, la fidanzata Federica Lelli. Il messaggio di Federica Lelli. Niccolò Morricone è felicemente fidanzato. L'artista, infatti, ha una relazione con Federica Lelli, una ragazza che non fa parte del mondo dello spettacolo. La giovane, sebbene non fosse presente al festival, ha seguito il suo compagno da casa. Sui social ha pubblicato una foto che la ritraeva davanti alla TV accompagnata dalla frase, con te. Una volta annunciata la vittoria di Ultimo ha commentato, sei il mio orgoglio, ti amo. Chi è Federica Lelli, fidanzata di Niccolò Morricone in arte Ultimo? Federica Lelli, come precisato, è estranea al mondo dello spettacolo. Anche lei, come Niccolò Morricone, è originaria di Roma. La giovane vive a Nantes. Nel 2015, infatti, ha deciso di lasciare l'Italia per frequentare in Francia il liceo Les Bordonnières. Con il ballo delle incertezze Ultimo tende la mano agli emarginati. Niccolò Morricone in arte Ultimo si è aggiudicato la vittoria nelle nuove proposte con il ballo delle incertezze. In alcune dichiarazioni riportate da Ad Cronos, il 21enne romano ha raccontato, quando ho scritto il ballo delle incertezze ho voluto puntare su chi è con me. È un brano che rappresenta chi non ha un domani nella società, chi ha più domande che risposte, chi ha perso rischiando. È il mio ennesimo attestato che tende la mano a chi è stato emarginato.